Il Partito Democratico aretino è particolarmente critico nei confronti del progetto che è stato presentato dalla presidente della provincia Chiassai in merito alla ristrutturazione e alla costruzione di un nuovo ponte a Ponte Buriano. Ecco, cos'è Valentina Vaccari che non vi convince? Ma non ci convince, che la Presidente dichiari di voler mettere mano nuovamente a un ponte provvisorio galleggiante. Allora, ricordiamo che, sono quasi 4 anni che la Presidente, dichiara di voler, realizzare un ponte provvisorio alternativo a Ponte Buriano. Doveva essere un ponte provvisorio galleggiante, poi doveva essere un ponte Bailey militare. Adesso nuovamente un ponte galleggiante. Vogliamo ricordare che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica aveva deliberato una cifra aveva siglato la Regione Toscana di oltre 2 milioni di euro per la realizzazione di un ponte provvisorio. Ovviamente non è stato realizzato perché i progetti presentati non erano rispondenti ai criteri richiesti dall'autorità idraulica e dunque non poteva essere accoglibile dalla Regione Toscana. Quindi, se in 4 anni la Presidente non è riuscita a trovare un progetto adeguato e consono ai criteri richiesti dall'autorità idraulica, le chiediamo di mettere da parte questo ponte provvisorio e visto che sono già stati spesi 1.300.000 euro per un progetto di fattibilità di un ponte definitivo alternativo a Ponte Buriano, che trovi i soldi per realizzare questo ponte alternativo. Francesco Ruscelli, voi chiedete meno chiacchiere, meno progetti faraonici e più fatti. Ma qualsiasi attività amministrativa svolta durante una legislatura, di un mandato, da un sindaco, un presidente di provincia o di regione, è caratterizzata da alcune fasi. All'inizio c'è la fase degli annunci, dove si sviluppano dei programmi, poi c'è la fase del reperimento delle risorse, dell'avvio quindi delle progettazioni e a fine mandato quella dei risultati, cioè la concretizzazione di questo lavoro attraverso l'avvio di cantieri o addirittura la conclusione dei lavori. Purtroppo nel caso della Presidente Chiassai ci siamo fermati alla prima parte, che per tutti questi 4 anni è stata caratterizzata da annunci, rilanci continui un po' su tutti i settori. Allora noi facciamo un appello molto semplice alla Presidente Chiassai. Tra una conferenza stampa e l'altra, tra un comunicato stampa e l'altro, che vediamo copiosamente vengono forniti agli organi di informazioni, provi a fare il suo lavoro, cioè quello per cui è stata eletta presidente della provincia, cioè individuare le risorse, portare in fondo i progetti, aprire i cantieri e produrre dei risultati concreti ai cittadini. È questo quello di cui il territorio della provincia di Arezzo ha bisogno, è questo che il presidente della provincia dovrebbe fare.